Secondo giorno a Montevideo. Oggi quartiere Prado con giardino botanico e museo. Che altro? Ah, il museo. Che museo? Tra l'altro dicono che è gratuito. Andiamo a vedere se è vero. Allora, hai visto? Ci sono tutte le zone con la flora di tutti i vari posti. C'è qua, amore, entrata. Comunque se andiamo tutto dritto c'è il museo. Museo e poi vediamo tutto il resto. Vamos. Che mano disegnare questa roba qua. Questa è la pianta. Ah. Di una pianta enorme. Foglia di Euryale ferox. Wow. Bellissima. Quanti anni? Guarda che si capisce quanti anni è un albero, perché devi contare tutti questi, vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sette, papà. Wow. Questo non è moltissimo. Questo. Qua. Ma posso? Con cosa è fatto? Con gli api. Questo è un nido di vespe. Ah, ti spiega tutta la foglia. Ora ci sono i semi. Spigna speciale. Però quella più speciale, quella là in fondo. Wow. 18. 18? 1 e 8. 18. 18. Quella era molto speciale. Ah, sì. Ah, molto bella. Guarda qua, questi sono i semini o le pigne più piccole, i frutti. Pronta? Vai il video a me, va bene? Va bene, vai. Questo Uruguay. Allora, in realtà non era nei programmi, perché l'Uruguay è molto caro. Molto caro, sì. Molto, molto caro. È un paese tipo europeo. Anche no, forse più caro.
Più caro dell'Italia. Più caro di alcuni posti, esatto, in Italia. Adesso proprio più caro dell'Italia non lo so. Però insomma, non venire in Sud America e non vedere l'Uruguay sarebbe stato un po' un peccato. Quindi, come dice un nostro amico che abbiamo conosciuto in ostello, se un paese è caro vuol dire che c'è qualità di vita, per cui se chiedi qualità di vita devi per forza pagare. Vabbè, non siamo proprio d'accordo su questa affermazione, però è un paese organizzato, insomma. E siamo entrati da 3 giorni. Abbiamo preso un autobus da Santa Fe direttamente che ci ha portato a Montevideo. L'abbiamo preso alle 10 di sera, siamo arrivati a Montevideo in ritardo. Teoricamente l'orario erano le 9, siamo arrivati 2 ore dopo, però vabbè. Sì, però abbiamo fatto un po' di fermate, abbiamo fatto la dogana, sono stati gentili. Non hanno fatto nessun tipo di problema, anche perché eravamo in coda alla dogana alle 3 di notte, per cui è tutta un'emozione. Sì, la dogana è stata velocissima, senza problemi, non abbiamo capito perché non siamo passati da quella argentina. Forse probabilmente perché all'ingresso dell'Argentina il timbro che ti mettono non è fisico, ma è un timbro elettronico. E quindi probabilmente non siamo passati per quello. Speriamo che nel ritorno all'ingresso ancora in Argentina non ci facciano problemi. Lo scopriremo tra una settimana. Esatto. Più o meno staremo qua una settimana, 10 giorni. Sì. Abbiamo trovato per ora una sistemazione a Montevideo che è un ostello molto carino. Sono andati i ragazzi che vivono lì, chi fa le pulizie, chi fa la colazione, perché è inclusa anche la colazione, fortunatamente. Mm-hmm. E vogliamo stare qua un po' perché sabato c'è il carnevale e sarà un carnevale particolare, perché è un carnevale dove, vabbè, non svegliamo niente, poi lo vedrete. Questo è il motivo per cui siamo venuti qua, soprattutto in questo momento, anche se appunto è un attimino più caro. Dopodiché andremo verso la costa, ma anche questo lo vedrete nei prossimi video. Allora, come dicevamo, è un po' caro. Abbiamo la cucina in ostello, quindi abbiamo la possibilità di fare un po' di spesa basica. Sì. Pasta locale. Pasta, riso, uova e esatto. Poi verdura e frutta, che sono le cose più economiche. Tanta verdura e frutta, esatto. Molto buona. L'avocado sì. Squisito. Anche i pomodori erano molto buoni. Sì, sì. Vabbè, ovviamente tipo la frutta e la verdura la prendiamo sempre nei banchetti o nei piccoli negozietti, perché qua in realtà c'è poco di strada, un po' come in Italia, però ci sono dei piccoli negozi di frutta e verdura che sembrano molto rustici, quindi i nostri, fantastici. E quindi siamo riusciti anche a prendere le fragole. Che Rebecca si è pappata due secondi Rebecca. In 2 minuti mentre tornavamo a casa. La signora gliele ha anche lavate. Fantastica, così poteva mangiarsi. Non le è venuta la diarrea, per cui direi che l'acqua qua quindi è direi perfetta. Che, sì. Vabbè, già stiamo bevendo acqua. Sì. Non filtrata, perché di solito portiamo la nostra borraccia, e invece adesso la stiamo bevendo non filtrata, nessun problema, soprattutto per il mio intestino che di solito perché abbiamo dimenticato la borraccia a casa, ecco, solo per questo. E l'autobus stamattina l'abbiamo pagato 56 pesos uruguayani, quindi circa quasi 1,50 euro, tantino. Questo quartiere, che è il quartiere Prado, ce l'ha consigliato appunto un ragazzo che abbiamo conosciuto nell'alloggio. Perché ieri abbiamo visitato il centro storico e oggi abbiamo invece il quartiere sì. Prado, con delle case dell'architettura un po' particolare a suo dire. Adesso ci stiamo godendo questo verde. La pace. Esatto. La fa pace. Caldo, ma non si muore come a Santa Fe. Sì, a Rebecca piace aspettiamo tantissimo. I pinguini. Sì, noi aspettiamo i pinguini. Noi aspettiamo i pinguini, abbiamo voglia di un po' di freddo. Un po' di ghiaccio. Comunque, un po' di ghiaccio. Per poi rimpiangere ovviamente il caldo, direi. No, vabbè, noi quando mai abbiamo rimpianto il caldo? No, in realtà noi siamo più da freddo, quindi aspettiamo questi famosi pinguini, però si sta molto bene. Sono tutti in vacanza, è il nostro agosto, ecco. Sì, agosto, settembre. Le nostre vacanze estive. Le nostre vacanze estive, infatti tutti i bimbi sono a casa da scuola, anche se abbiamo visto tipo prima una scolaresca, quindi credo sia una sorta di scuola estiva. E insomma, molto bello. Ci risentiamo presto. Mi sta
quest'area è recintata perché cadono le pigne. Per capirci, questa è una pigna, questa è la mia mano, questa è una pigna, saranno 5 kg di, o più di pigna. Wow! C'è scritto: animo amico mio, che la vita può darti di più. Dopo 10.000 passi, la guerriera non riesce più a camminare. Cocinita! Cocinita! Non si dice cocinita, in spagnolo? Che sta facendo? Sta camminando, amore mio! Sta deponendo le uova, così ti cresceranno tante cocinite dentro la pelle, ti mangeranno la carne. Tu diventerai una cocinita gigante. Ma lei si è spaventata. Dare, vedi?
siamo appena usciti dal Museo Blanes, che è gratuito e interessante. Molto. Ci sono dei bellissimi quadri del pittore famosissimo qui in Uruguay, neanche io lo conoscevo. È molto molto bello, ha studiato a Firenze per diversi anni, poi è tornato in Uruguay, è un pittore dell'Ottocento, merita una visita, è molto bello. Guarda, questi alberi si amano, vero Rebecca? Sì. Guarda, sì, si amano proprio, guarda lì. C'è un albero che sta abbracciando forte forte un altro albero. Un tronco, hai visto che bello, amore? Ok, andiamo? De Flores e si terrà la sfilata della Llamada, della Llamada. Dicono sì, che ce ne sia una stasera e una domani, che quella di stasera sarà la più incredibile, vero Rebecca? Sì. Ma Rebecca. Vediamo, manca un'ora. Thank you.